Giuseppe Di Piazza è l'autore dei Cinque Canti di Palermo, un romanzo ambientato nel periodo drammatico delle stragi di mafia. Perché questa scelta? Beh, è stata un po' la mia storia. Io ho cominciato a fare il giornalista a Palermo alla fine degli anni 70 e ho vissuto da giovane testimone, da giovane cronista, la seconda guerra di mafia. Ecco, è una Palermo però diversa quella che racconta lei. Di fronte a tanto cinismo, a tanta crudeltà, c'è una bellezza di una città e soprattutto c'è la storia di un ragazzo, di un giovane giornalista che affronta la vita anche cercando di dedicarsi ad altre forme di bellezza. No, sì, le donne sono molto protagoniste di questo romanzo, che è un romanzo da un certo punto di vista noir, ma anche molto sentimentale. Io penso che l'unico modo in quegli anni che avevamo di sopportare tanta sofferenza della città, tanta morte intorno a noi, fosse proprio l'amore, rifugiarsi un po' nella storia privata, e noi eravamo dei ragazzi abbastanza innamorati. Ecco, c'è anche, come dire, un ricordo nostalgico di una professione, il giornalismo, che è cambiato tanto. Cambiato tantissimo da allora, quando si andava in giro con i gettoni del telefono per poter avvisare il giornale di qualcosa, a oggi che abbiamo i social media, tutti i cellulari che fanno di tutto, come questo video, bellissimi, è un altro mondo, i giornali sono cambiati e siamo cambiati forse anche noi tanto. C'è anche un lato gourmet all'interno di questo romanzo, c'è un Giuseppe Di Piazza che si rivela anche buon gustaio e cuoco. Vabbè, a me piace, mi piace cucinare, sono un palermitano vero, quindi credo di conoscere la mia cucina e la faccio da tanti anni, la racconto anche nei miei libri.